Innanzitutto il riconoscimento di alcune qualità che Castronuovo ha saputo mostrare perché le possiede, e cioè la serietà, l'onestà e l'abnegazione. Non c'è questione singola o collettiva che sia stata posta al sindaco che non abbia trovato in lui un immediato riscontro. Poi è riuscito, non è riuscito, questo conta poco, perché non è che tutte le cose possono essere risolte, ma lui ha sempre mostrato a tutti i cittadini, dal più umile al più grande, al più potente, una totale disponibilità a prescindere da qualsiasi considerazione. Ha vinto Castronuovo, ha vinto una coalizione, ha vinto una continuità, perché Senise è stata ben amministrata. Presidente, noi abbiamo denominato questi sindaci, che sono stati, alcuni di questi sindaci che sono stati eletti, primi cittadini eretici, chiaramente con un sottinteso. Lei come ha vissuto questa campagna elettorale? Insomma, si sono verificati strappi. Se poi andiamo a vedere, sono tutti sindaci che rientrano nel centro-sinistra, quindi tutti questi strappi io non li vedo. Ci può essere qualche considerazione legata ad un rapporto più o meno stretto con una singola personalità o un'altra personalità, ma il campo politico è quello del centro-sinistra. A me interessa questo. Poi io non ho mai fatto il discorso chi è più vicino a questo, chi è più vicino a quello, chi è più vicino a me. Io non ho una corrente, non l'ho mai avuta e non la voglio avere, e credo che la cosa più importante per ciascuno di noi è che siano sindaci del centro-sinistra e che siano sindaci legati al territorio. Una battuta finale: lei in questi anni ha lavorato per un'Europa che fosse vicina ai cittadini. In questo ultimo periodo, per certi versi, l'Europa quasi fa paura, pensando ad alcuni aspetti. Una sua battuta. L'Europa dei governi fa paura, è l'Europa della signora Merkel che impone l'austerità, e l'austerità è come il bacio della morte, ammazza chi la sposa, e purtroppo sta ammazzando non soltanto i leader politici, ma sta ammazzando la società europea. Noi dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo realizzare quell'Europa vicina ai cittadini, che significa crescita, coesione e lavoro, occupazione. Per fare questo devono vincere i progressisti in Europa, e la vittoria di Hollande ha dimostrato che già un primo passo si è fatto nella direzione giusta. Dicevamo con il presidente Pittella che si sono affermati dei sindaci tra virgolette eretici. Qual è il suo pensiero su questa ultima tornata amministrativa, partendo da Senise per guardare un po' a tutta la regione? Dal nostro punto di vista, qualche segnale è arrivato dalla pubblica opinione lucana? Le elezioni comunali risentono naturalmente di condizioni specifiche, comune per comune, e tuttavia il problema che ormai da tempo, con l'elezione diretta dei sindaci, bisogna porsi è quello che i candidati devono avere un profilo particolarmente attraente, diciamo così, e sfuggire anche un po' a un eccesso di manovrismo, se mi posso permettere di usare questo termine, della politica, per premiare un po' di più le esigenze del territorio, provando anche a immaginare una condizione nella quale i candidati siano scelti in modo autonomo. Questo significa che, per quanto ci riguarda, almeno il Partito Democratico, il centro-sinistra, deve fare molta più attenzione, deve poter immaginare una sua capacità di collegarsi a tutte le migliori energie che sono presenti sul territorio. Certo, io non voglio negare che in molti casi le elezioni sono stati un confronto, se non uno scontro, persino all'interno del Partito Democratico, e questo è un aspetto negativo del problema. E le primarie non sono state utili a dipanare poi le matasse interne? Anche le primarie mostrano i limiti di un meccanismo che non è ancora rodato. Io sono tra quelli che
ritengono che le primarie siano un buon metodo per la scelta dei candidati, e tuttavia bisogna saper fare, soprattutto impadronirsi bene del meccanismo e aver chiaro da parte di tutti che è fondamentale rispettare le regole fondamentali, cioè il fatto che le persone devono potersi informare a criterio del risultato così come viene fuori dalle urne. Per concludere, un augurio al sindaco Castronuovo. Castronuovo lo conosco da tantissimi anni, sono convinto che farà bene il sindaco in un momento difficile per i sindaci e per le amministrazioni locali, e quindi merita in bocca al lupo, l'augurio più sentito, più affettuoso da parte mia. Io sono sindaco di una città capoluogo che sta affrontando una sfida formidabile, che è quella di Capitale Europea della Cultura per il 2019. Pensiamo, ho già avuto modo di parlare con Castronuovo, che possiamo coinvolgere bene questo territorio che ha tante cose importanti da offrire alla regione e all'intero Mezzogiorno. Grazie.